Ciao ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, guarda che riccio, come state? Dunque, io qua mi devo lavare la faccia, quindi è un subito sodo. Perché poi mi vesto, mi do una svegliata e poi ovviamente... vabbè, sono già sveglia, ma sono ancora sonnata. Ho già fatto colazione da un bel pezzo, quindi ora vado a lavarmi la faccia. Come consuetudine, e me la vado a lavare con questa qua della L'Oreal, vedete, questo qui, che adoro tantissimo, sto dicendo un casino. Gli altri prodotti li sto utilizzando di meno perché adoro da me questa benedetta latte di L'Oreal e mi piace molto. Adesso mi lavo i denti, ma lo faccio off camera. Mi asciugo la faccia perché ne ho bisogno. Non faccio chissà quali step perché preferisco lavarmi la faccia con i giusti prodotti, che non sono chissà quanti giusti, però. Mi piace alla mia faccia con quello che preferisco io, cioè con questo qua, che vi ho appena fatto vedere, cioè questo qua, della L'Oreal, vedete? E tra l'altro è da un formato da 400 ml, non so cosa possiate vedere voi, ma questo è un 400 ml. Poi, come crema metterò vicino, oggi non la metto perché ho la pelle molto, non solo secca, ma quando la metto mi suda tantissimo, non so perché. Forse ho la pelle troppo. Cioè, mi suda il viso, non so perché, boh, non ho idea, boh, vediamo. Allora, come crema utilizzo sempre questa, ma oggi non la utilizzo perché, come vi ho appena detto prima, mi fa sudare la pelle e la faccia. Quindi no, non esiste proprio, vabbè. Comunque adesso mi vado a fare il letto, ci vediamo un altro momento.
ben vedere. Il letto è bello fatto, è tutto bello sistemato. Non so se si capisce qualcosa, però il letto a me piace come l'ho fatto. E niente, allora, aspetta. La finestra qui l'ho aperta perché così almeno vedo un po' di luce, la mia stanza. Dopodiché la chiudo e faccio entrare un po' d'aria perché la mia stanza ha un po' d'aria viziata, non mi piace sta cosa, perciò ho deciso che la voglio arieggiare un pochettino, ma va? Già, a meno che non la arieggio tutta senza chiudere le persiane, però no, non mi va così, non mi interessa e quindi niente, preferisco, come si dice, tenere le persiane chiuse e il vetro aperto, ma vabbè, dettagli, niente, lasciamo perdere e nulla. Ora io mi devo vestire perché non mi piace come. Aspettate, che mi faccio venire mal di mare. Mi devo vestire e ci vediamo dopo. Ok, ragazze, mi sono vestita tutta quanta perché non ne potevo più di stare, come dire, di stare, come si dice, di stare in pigiama. Quindi mi sono andata una. Come si dice in un gallerese, una sistemata, ma non voglio parlare gallerese perché sennò poi mi linciate di brutto, però almeno mi sono data una sistemata. Non dico le scarpe o le pantofole, quel che siano, però almeno vedete come sono. C'ho i pantaleggings, c'ho la maglia questa qua di ieri, e più una bella cipollotta fatta a cavolo di cane, ma non importa, basta che sono sistemata. Vabbè, a parte che non ci fate caso alle sopracciglia perché sono da rifare, perché così sembra un mostriciattolo, lo so già di essere un mostro, non c'è bisogno che lo dite voi, ma è così. Però a me non mi interessa se come sono, io mi sento di piacermi così, almeno per me stessa mi voglio bene così, mi basto così come sono, ovviamente. Per gli altri non so come siete voi. Dico gli haters, ma non me ne può fregare meno. Vabbè, non voglio dare troppa pubblicità a chi non interessa, a chi sta sulle palle. Agli iscritti, mi vogliono bene, voglio un gran bene anche a voi, amici miei. Voglio tanto bene, amiche mie. E niente, che dire. Adesso volevo fare un giro fuori di casa, ma mi sa tanto che devo aspettare perché io non ho andato a fare una commissione. E mi ha detto come luccico, come ovviamente, di stare a casa che non so cosa sta aspettando, cosa deve fare, però devo stare a casa. Ah, sì, se vedete dietro la mia spalle, vi è la televisione accesa perché sto ascoltando Forum. Ma vabbè, dettagli. Il mio appuntamento quotidiano con Forum, a guardare sempre Forum e vabbè, niente. Quindi, non lo so, vorrei farmi le sopracciglia, ma in un certo senso non ne ho tanta voglia. Quindi mi sa che. Intanto vi poggio qua, ok. Bene, sì. Dunque, cosa vi racconto ieri? Mi ho guardato Amori criminali, visto che se ne parla tanto della violenza sulle donne, su noi donne. E quindi è uno strazio, una cosa dopo l'altra, che non deve mai succedere, invece ogni volta, ogni tot succede di tempo, e sta cosa mi inorridisce non poco, ma molto, e quindi non lo so, ragazze, non ho parole per descrivere quello che sta succedendo ogni giorno in Italia, ma anche all'estero, no comment. All'estero si parla, non voglio parlare di altro, quindi no comment, lasciamo stare. Questo non è canale per parlare di queste cose, però io ci metto anche nella faccia per dire che noi donne dobbiamo stare attenti al primo campanellino di allarme. Sapete già il passo che dobbiamo fare, anzi sappiamo già il passo che dobbiamo fare. Sì, io non ho mai avuto nessuna esperienza di niente, non posso parlare, ma dico lo stesso che secondo me è giusto denunciare. Quando ci fanno del male gli uomini, denunciate, denunciate ad andare. Al primo schiaffo denunciamo, se no, non lo so, ragazze.
perché così non si va avanti. Non è amore, è un amore tossico, malato, quello che hanno certi uomini. Non siamo tutti così gli uomini, ma alcuni sì. Quindi no, non va bene per niente. Quindi niente ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi io, questo era tutto il messaggio che volevo dirvi stamattina, ma non solo. Mia nonna è andata a fare la spesa, ma non deve prendere chissà che cosa, forse arriverà con la voglia di fare il biscotto alla spesa, chi lo sa, boh. E niente. Voi che mi raccontate di bello, fatemelo sapere qua sotto i commenti. Io nulla di che. Io semplicemente, boh, sono un po' allibita per quanto sto vivendo la situazione con l'Italia, non in generale parlo, di come si sta muovendo l'Italia, è una cosa allucinante, vabbè. Comunque, Giorgia Meloni sta facendo il suo fatto, è molto brava e molto competente. Fossero tutte come lei. Vabbè, avrò le mie pro e contro su di lei, nel senso che tutti mi daranno addosso adesso in questo video. Però io a Giorgia Meloni la adoro, mi piace matti. Avrò qualche gne, ma a me Giorgia Meloni mi piace veramente, veramente tanto, sì. Come, no, cosa parlo di Matteo Salvini? Matteo Salvini non ha nulla da dire. Perché se dico su Matteo Salvini qualcosa, poi mi linciate anche lì. E vabbè, lo dirò lo stesso. Matteo Salvini per me è un bravo uomo, è bravissimo. Non so come si può dire, però sa, anche lui lavora bene, sta lavorando bene, ma secondo me potrebbe fare anche di più perché ce la sta mettendo tutta e secondo me ce la può fare. In che cosa? In che senso? Nel senso che in quello che vuole fare, allora, una cosa c'è che non ho provato, il ponte sullo stretto di Messina, secondo me è sbagliatissimo. Ho una paura boia per lo stretto di Messina, sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo me non andava fatto e non è una cosa da fare. Perché? Perché chissà quanti pericoli succederanno lì. Che viene scampi liberi, per carità di Dio. Ma cioè, si può. Perché proprio il ponte sullo stretto di Messina? Che ce l'abbiamo fatto? Niente. Io non lo so, boh. Vabbè, ognuno faccia quello che pare, basta che però non succedano danni o cose o persone. Perché lì già mi inorridisco un po'. A sentire quando ci sono danni che non si sono fatti alcune valutazioni. Beh, io sto parlando controcorrente perché non so e non so niente, come dite voi. Però le cose vanno fatte a tavolino, secondo me loro non hanno fatto un bel niente. Non parlo solo di Salvini, ma anche di altra gente. Di chi? Meglio che non faccio nomi, non posso fare altri nomi. Anche perché lo so, non sono coerente a quello che dico, però è la verità. Altro non dico nulla perché già ho parlato troppo. Comunque, niente ragazze e ragazzi miei. Dunque, stamattina ho momenti di fare di farmi una camminata, però boh, non lo so. In giro. Di registrare questo video in giro, ma non ce l'ho fatta perché poi si è fatto. Chi era a proposito? Chi ne sono? Aspettate un secondo, le 11 e un quarto. Boh, non lo so, non ne ho idea. No, non ho voglia di uscire, ragazzi. Non me la sento. Non mi chiedete di uscire finché non avrò. Finché non avrò capito bene come funzionano questi videoblog, è vero, una volta li facevo, ma adesso ci ho perso un po' la mano a fare i videoblog, capitemi, ma ci ho perso un po' la mano a fare questi videoblog, li faccio fatti in casa perché non è che mi vergogno, o quasi, perché non è così, però voglio ben capire come funziona fare i videoblog, vedo tanti videoblog fatti bene, ma io voglio capire come si fanno,
È vero, ci vuole un buon telefono, quello lo avrò più presto. Anche presto no, però il tempo buono di, il tempo di capire bene che telefono prenderò. Però adesso sto registrando con questo telefono. Il prossimo non lo so quando sarà che lo prenderò, però in questo mese, oggi è 1º dicembre, intorno a questi primi di dicembre avrò un buon telefono, non lo so quando, non lo so, non lo so in che giorno, ma speriamo, speriamo, speriamo. Già. E niente. Quindi, che dirvi? È tutto impossibilità perché non è che io mi, come si dice, non è che io mi, sto parlando al telefono ovviamente, vabbè, niente, no, non voglio parlare troppo del telefono, abbiamo parlato, aperta, no, aspetta, sì, aperta e chiusa parentesi, ah, se vedete qualcosa svolazzare è pieno di mosche qui in casa mia, non so, oggi si è riempito di mosche. Come se non, vabbè, come se non ci fosse un domani. E niente. Ah, faccio vedere un po' come ho pulito la mia camera. Ieri l'ho spazzata, pulita, lavata, spolverata e tutto. Vi faccio una piccola panoramica di come ho visto, di come ho fatto la mia camera, di come è pulita. Vabbè, avete già visto il letto che ho fatto io. Però. Ho intenzione di far vedere una breve panoramica di come la mia camera. Un attimo solo, vi porto con me. Stacco la frontale e vi attacco al posteriore, ovvero sì, vabbè, la telecamera ve la stacco, ve la riattacco dal posteriore. Un attimo solo. Allora, eccoci qua, ragazze. Questa è la panoramica da dove registro i miei video. Questo è il mio cavalletto. Con la, sì, con la ring light. Poi qua, vabbè, c'è ancora roba da buttare perché, nel senso che dopo aver recensito, scusate, ho fatto la review dei prodotti che mi piacevano e non piacevano, che non mi sono piaciuti, sono tutti a buttare perché sono ancora lì, come potete vedere, in quella bustina lì, quella bustona gigantesca della Macquillaia Beauty. Vabbè, quella lì. Poi lì dentro, lì sopra c'è della roba da farvi vedere ancora e da provare sulla mia bella pellaccia. E niente, qui c'è tutto quanto. Sì, quella è la figura del Clio Makeup che ho deciso di mettere lì. E poi niente, c'è tanta roba che ho dovuto spolverare, eccetera. Computer, sì, scrivania, come lo volete chiamare, Vanity Fair, non lo so, come la volete chiamare voi. Poi questo è il mio comò, sì, lo so, lì c'è il cestino perché mi viene bene messo lì, perdonna, ma è l'unico posto dove lo posso mettere io. Lì è il comò, questo è il comò, questo, sì, questo qua è il comò. Questa è la mia cassetta di trucchi, dove metto tutte le mie palette, vedete? Aspettate, sposto la. Questa è dove c'è la cassetta di trucchi, la vedete? Questa. Questi, vabbè, è un deo ambiente, deodorante ambiente, vabbè, Gesù e la Madonna. Questo qua è il mio comodino e l'altro comodino. L'altro comodino qua che congiunge con la finestra, vedete? Già, quella è la candela che ho acceso anni e anni fa, che si è consumata, non più di tanto, ma vabbè. Quello è una presina per le zanzare che qua da noi ci sono tutto l'anno. Ma vabbè, un vecchio computer che però ancora è buono e funziona. Non buonissimo perché ha i suoi annetti anche quello. E lì c'è una crema per i piedi per la notte, una per il corpo che mi applico sulle cosce, gambe e via discorrendo. Ma vabbè, questi sono dettagli e niente. Tanti libri, Leo, dei libri, nulla, questa è tutta la mia panoramica. Questo è il mio armadio bello lungo. Questa è la mia borsa. Questa qui, che porto quasi sempre.
mi è stata regalata da una mia carissima persona, cioè da mia madrina, questa qua mi è stata regalata. E niente. E qua ci sono io, ovviamente. Ciao, eccomi qua. Niente. Dunque, ragazze, torniamo alla base. E noi ci vediamo alla base, sarebbe al mio posto, dove mi siedo io in sala. E ci vediamo al prossimo video. A dopo, per i saluti finali. Eccomi qua, ragazze. Dunque, sono qui per i saluti finali e per augurarvi una buona giornata e soprattutto un buon lavoro. Dipende da quello che state facendo. Aspettate un secondo. E dipende da quello che state facendo. Niente, ragazze, ragazzi miei. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per l'ascolto e noi ci si vede chissà quando, perché ho deciso che ci vedremo in un altro momento. Non so che video farò, non ne ho idea veramente, ma vi lascio in suspense, ok? Ho deciso così anche io. Ok? Un bacio. Un pollicello, aiuto, all'insù, un commento qua sotto nella sezione commenti e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale YouTube e un bacio, ciao, buona giornata a tutte, ciao. Le 11:24, ok, ciao.